Ciao ragazzi, siamo tornati per fare un allenamento con il tapirulan dedicato ai glutei, ok? E anche le braccia, perché si può allenare le braccia su un tapirulan. Cominciamo sempre con un riscaldamento, un minuto di riscaldamento che è semplicemente camminare. Allora, quando si parla di riscaldamento, innanzitutto applauditevi, perché sei vestita. Sei sopra il tuo tapirulan, vuol dire che tu sei pronto per fare il tuo allenamento e questo è già un successo. La cosa più difficile dell'allenamento è iniziare. E se sei qua, stai camminando, sei già un supereroe per quanto mi riguarda, perché dopo sarai talmente contenta con te stessa di averlo fatta, te stesso, ma anche voi uomini. La cosa importante è di iniziare, ok? Se sei già qui, è già metà del lavoro è fatto, ok? La seconda parte del nostro allenamento deve essere sempre una sana riscaldamento. E il riscaldamento è proprio cominciamo a sudare, riscaldare la muscolatura, lasciando che la muscolatura comincia a diventare più elastico, più performante. E l'altra cosa, di solito il riscaldamento dovrebbe richiamare quello che farò durante il mio allenamento, perché sto riscaldando gli stessi distretti muscolari. Siccome vi ho detto che lavoreremo anche le braccia, vi chiedo di abbassarvi su le mani e vai in una sorta di camminata in squat, mettendo pressione sul manubrio. Addrizzo, 2, 3, 4, scendo in piegamento, 3, 4, su, 2, 3, 4 e scendo, 2, 3, 4, su, e giù. E mi devo anche rilassare le spalle però, ok? Grandi sorrisi, che stiamo facendo tanto per il nostro corpo. Facciamo 4 e 4, ancora 4 su e 4, ancora 4 su e scendo, ultimo 4, 3, 2 e scendo. Ok, adesso cominciamo a fare il nostro primo minuto di glutei, ok? Minuto di glutei fra 10 secondi di camminata. Io allungherò il passo e schiaccio i glutei, ok? Partiamo fra 3, fra 2, fra 1 e schiaccio i glutei. E meno una ricerca di fare un lavoro cardio, stiamo facendo un lavoro cardioattivo, cardioresistenza. Schiaccio i glutei, posso anche aumentare proprio la resistenza delle mie calamite intorno ai miei volani per darmi ancora più attrito sulla resistenza per avere il massimo dalla mia pista stessa, perché so schiacciando il gluteo, schiaccio il gluteo, il tallone arriva alla fine della mia pista per darmi proprio questo bel lavoro sui glutei, sulla contrazione. E ci dobbiamo ancora fare 20 secondi. Vai, 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 spingi, spingi, spingi ancora. Ci mancano 14 secondi. Poi andremo a lavorare di nuovo sulle braccia per un minuto, ok? E come lo faccio? Scendo sul peso sulle braccia fra 3, fra 2, fra 1 e mi porto in avanti. Sono sopra, libero la pedana, ok? Perché adesso è meno le gambe che stanno lavorando, più le braccia. E scendo, 4, 3, 2, 1, su. Scendo, 4, 3, 2, 1, su. Rilassa le spalle, collo lungo. Scendo, salgo. Scendo, e salgo. Vai, vai. Scendo, addominali anche tesi qua. Salgo. Devi sentire proprio peso sulle braccia. Peso sulle braccia, peso sulle braccia, peso sulle braccia, sia quando scendo e su, 4 giù, 4 su, ancora, ancora 13 secondi, poi cambiamo sempre il nostro allenamento per glutei e per pettorali, ancora 4, 3, su, occhio, appoggio, slancio, appoggio, slancio, appoggio, slancio, la gamba va in diagonale e quando va in diagonale schiaccio il gluteo, avanti, vado, poggio, slancio, poggio, slancio e faccio piccolo slancio laterale e portate anche la punta
leggermente verso il tallone, come se la mia punta che si innalza va in diagonale, punta il tallone che sta sul tappeto, ok? Per proteggere le ginocchia. Si va in avanti proprio con il tallone che si apre e schiaccia e cammina. E anche un lavoro di coordinazione, eccellente per la neurogenesi. Continuiamo a fare i nostri passi alla ricerca dei glutei, a ricerca del nostro lavoro cardio, al modo per migliorare il nostro allenamento con la nostra tapis roulant. Ancora, facciamo ancora un minuto, perché la cosa dei glutei è un gran gruppo. I glutei hanno bisogno di tanta carico, resistenza o insistenza per avere un risultato. Così noi continuiamo a insistere, continuiamo a pompare, continuiamo a fare il nostro lavoro per fare il massimo del nostro allenamento, schiacciando, lavorando, spingendo ogni giorno per cercare qualcosa che ci stimola, no? Nel nostro allenamento. Ogni giorno un'altra cosa, ogni giorno un altro allenamento. Sono anche contenta perché questi video li metto anche sulla mia palestra online, così a tutti i miei amatissimi guerrieri di Now, nowjocooper.com, troverete sempre di ogni tipologia di allenamento immaginabile. Abbiamo fluid, trampolino, X-bike, pedana vibrante, tapis roulant, abbiamo anche la nostra palla fitness. Ok, cammina. Eccellente ragazzi, di nuovo. Pronti per scendere, pronti per fare flessioni con le braccia, scendiamo in 4. Però adesso scendiamo, 4, salgo, 4, scendo, 4. Sicuramente state anche sudando. La cosa importante è di non scivolare. Se sentite che la mano potrebbe scivolare sul vostro tappeto, provate magari di asciugarvi, ok? Scendo, 4, salgo, 4, scendo, 4 e salgo, respiro, scendo 4, salgo 4, ancora 13 secondi, salgo ancora, scendo, salgo ancora 5 secondi, scendo e salgo e relax. Molte di voi, ok, molte donne hanno problema proprio dei polsi, ok? Se avete problemi dei polsi potrete anche prendere magari un pesetto e possiamo anche lavorare con i pesetti volendo, ma sarà un altro allenamento, non oggi, non adesso. Adesso voglio farvi vedere un altro esercizio proprio dedicato ai nostri glutei. Porto la piede destra in avanti e fai una sorta di angolo retto tra le piedi indietro, la sinistra laterale, la destra frontale, e spingo e incrocio. E quando allungo la gamba sinistra dietro con i piedi in apertura, schiaccio il gluteo come se stessi provando di spostare il tappeto. Passo, schiaccio, passo, schiaccio. La gamba frontale, la destra, è meno importante, è più importante la sinistra. E lo facciamo per un minuto, concentrando il nostro lavoro verso il finale del nostro tappeto. Schiaccio il gluteo, schiaccio il gluteo, schiacci il gluteo. Io preferisco di fare i glutei su un tapis roulant così e non elettronica, perché l'elettronica ha un ritmo suo, ok? Sta girando sotto i vostri piedi, diventa più difficile a te a mantenere l'andatura. Invece qua io schiaccio, controllo e faccio quello che voglio fare io per questo gluteo. Ti garantisco, se tu cammini così 3 minuti da questa parte, 3 minuti dall'altra parte, schiacciando i glutei per 10-15 minuti di camminata, i glutei salgono, i glutei diventano più forti, diventano molto più forti. Dai, continuiamo a schiacciare. Fra 10 secondi cambieremo l'andatura, ok? Cambieremo proprio il posizionamento dei nostri piedi. Fra 3, fra 2, fra 1. Ok, cammini frontale per prima. Appoggio la sinistra frontale, la destra adesso è in apertura a 90 gradi. Appoggio e stendo, schiaccio il gluteo, appoggio e stendo. Dobbiamo fare 2 minuti. E quando vedi la gamba è come, quasi come se stessi facendo una zoppicata, ok? Perché
concentro su quello che avanza il tappeto e schiaccia il gluteo. Schiaccia. Ricordate che questo allenamento è alla ricerca dell'allenamento e non del lavoro aerobico. Così stiamo provando di usare il tapirulan come un vero e proprio palestra di casa nostra. Schiaccio. Ma noterete anche che state sudando. E se stiamo sudando, vuol dire che stiamo bruciando calorie, cose che vogliamo tutti quanti. Ok, continuiamo. Schiaccio, tiro, schiaccio, vado, schiaccio quella gamba, uso quella gamba e continuo. Ci manca ancora un minuto proprio di questo lavoro concentrato. Lo so che ci sono persone che ballano e magari faremo anche qualche balletto, perché si può fare tante cose su un tapirulan, anche al ritmo di musica. Ma oggi concentriamo solo dei glutei, solo delle braccia. Senti come stanno lavorando, senti come stanno proprio diventando sempre più toniche, perché ogni contrazione dovrebbe farti sentire piano dopo un po' l'acido lattico. Se tu stringi veramente, sentirai che il lavoro c'è. E poi domani magari dici: ma perché i glutei mi fanno male? Ah, ho fatto allenamento con il gil, ecco perché. Ok, continuiamo. 18 secondi, continuiamo alla ricerca di fare qualcosa per noi stessi, di fare qualcosa per il nostro corpo e di fare qualcosa per il nostro sorriso, perché quando noi ci alleniamo ci sentiamo più felici con noi stessi. Non c'è niente da fare e niente da dire. Ah, l'abbiamo fatta. Altro allenamento alla ricerca di essere il massimo di noi stessi, ok? Una challenge che ho deciso di fare. Proprio, se volete, i tapirulan, la potete trovare il mio tapirulan, quello che ho disegnato io su GM24. E mi raccomando, un po' di movimento al giorno. Questo allenamento può anche essere fatto dopo, ok? Dopo che abbiamo fatto magari una camminata 10 minuti, poi facciamo questo allenamento e poi finiamo con un altro 10 minuti di solo camminata, ok? Tutto fa brodo, come si dice, e tutto ci aiuta a stare sempre in grande forma. Baci dalle Jill, vi aspetto sempre su mia, diciamo, piattaforme per fare nuovi allenamenti insieme.